storia dell'Eneide in questi giorni così particolari che stiamo vivendo è un'occasione per poterci riappropriare di un classico con il quale abbiamo un rapporto condizionato dall'esperienza scolastica. Credo che l'esperienza di tutti noi con quest'opera sia quella delle versioni antologizzate dei testi scolastici e quindi dalla lettura di singoli episodi che sono inserite all'interno di una cornice bellissima, ma che resta fondamentalmente di solito sullo sfondo. Del resto, l'opera di per sé appartiene a un genere letterario la cui fruizione è condizionata dal tempo e nei ritmi della nostra così frenetici della nostra vita quotidiana, il tempo chiaramente è molto limitato, quindi la dimensione che noi possiamo percepire di quest'opera è effettivamente condizionata da una lettura di tipo frammentato. Però giorni come questi, esperienze come queste, sono l'occasione per riflettere su alcuni aspetti in particolare di quest'opera che vanno al di là quindi della semplice lettura, del contenuto, della narrazione di per sé affascinante che caratterizza comunque l'intera opera. Il senso del tempo presente all'interno di quest'opera è forse oggi la dimensione più interessante. I tempi all'interno dell'Eneide sono tanti e sono diversi. Il primo chiaramente è quello dilatato dell'epica, è il tempo del mito. Il mito non ha limiti cronologici, non ha condizionamenti, non ha marche temporali, non ha indicazioni nello specifico. È il tempo tipico della memoria e nasce il mito, nasce l'epica come grande contenitore nel quale inserire notizie, informazioni relative alla storia passata. È il modo ideale, che è quello appunto della poesia, che il popolo greco ha di raccontare sé, il popolo antico, tutto ha di raccontare appunto la propria storia, quasi fosse una filastrocca. In questa filastrocca chiaramente il tempo non ha senso, così come non ha senso il tempo nella nostra memoria, i nostri ricordi rimangono sigillati, contenuti all'interno di un tempo passato, di un tempo lontano, fatto di azioni, parole, di gesti, di comportamenti, di affermazioni che non hanno bisogno di essere legate a un tempo specifico e questo è il tempo dell'epica, un tempo quindi scandito da azioni e parole che in qualche modo caratterizzano i personaggi che all'interno di questo tempo così particolare si muovono. Uno di questi personaggi è Enea. Ed Enea è inserito quindi nel tempo mitico della guerra di Troia, un episodio del mito così significativo e così pieno di elementi interessanti da essere eternamente vivo. La vita di Enea è una vita non lunga, il suo tempo è limitato. Ed è limitato ma intensissimo perché all'interno di questo limite esistono le tante vite di Enea, vite continuamente frammentate, spezzate, interrotte da eventi che sono indipendenti dalla sua volontà. Il momento in cui incontriamo Enea lo incontriamo in una condizione assolutamente privilegiata. Enea è un principe destinato a grandi imprese, a egregie cose, grazie al suo ruolo di genero del re Priamo. Quindi ha a fianco una famiglia solida, una moglie di nobile stirpe, un padre Anchise che è custode della memoria passata, quindi della clan aristocratico di cui Enea fa parte, ha un figlio Ascanio che noi conosciamo nella versione Iulo di Virgilio a cui è affidato il futuro della sua stirpe e quindi tutto sembra svolgersi nel migliore dei modi, la sua vita sembra essere nata sotto una buona stella.
Ma questa stella cambia improvvisamente quando cade la città di Troia. La vita privilegiata di Enea si interrompe. Enea è costretto ad abbandonare la sua città, costretto perché vorrebbe restare a difenderla. Lui è un eroe, quindi è l'immagine dell'Andrea, cioè del coraggio, della determinazione a proteggere i propri familiari e i propri concittadini. È quello il suo ruolo, è quello il ruolo di un principe. Ma lui è destinato ad altro, è inserito in un progetto più grande di lui, un progetto che è altro chiaramente da sé e al quale il pio Enea, l'eroe della Pietas, deve sottostare. E quindi abbandonando la vita di prima, senza però dimenticarla perché è solo congelata e conservata però come un bene prezioso nella figura di Anchise e aperta al futuro attraverso la presenza di Iulo, Enea quindi abbandona Troia e parte per questo nuovo destino che è arrivare sulle coste del Lazio. Per poterci arrivare però deve compiere un lungo viaggio, un peregrinare che lo porta a contatto con situazioni diverse, a volte a essere vicino, quasi incontrare l'altro grande viaggiatore del mito, Odisseo, e ad arrivare sulle coste libiche della città di Cartagine per iniziare una nuova vita, avere una prospettiva di altra vita, che è quella a fianco a Didone, quindi la regina della città, alla quale è dedicato tutto il quarto libro dell'Eneide. Virgilio ha avuto questa meravigliosa intuizione di dedicare a una figura di donna così intensa e così particolare, quindi un intero libro di quest'opera, ad una storia d'amore che Didone ed Enea vivono con grande intensità e che sembrerebbe essere il lieto epilogo, il giusto epilogo, quindi per un uomo che ha visto la sua vita felice di prima spezzata improvvisamente. Ma non è questo il suo destino, Enea non può far prevalere il suo bene personale di fronte a quello che è il bene comune, che è quello che deve inseguire, che è l'obiettivo appunto del suo peregrinare, della sua condizione di esule. È costretto a lasciare Didone, deve farlo, lo fa in un modo molto freddo apparentemente. Credo che noi donne tutte abbiamo odiato Enea nel momento in cui ha lasciato Didone, perché lo fa utilizzando parole apparentemente gelide, rimproverandola di essersi illusa, di non aver promesso niente. Ma forse una condizione particolare come quella di oggi, nella quale il bene comune è assolutamente prioritario sui nostri interessi, ci dà la possibilità di rileggere quelle parole e non trovarle più gelide, ma profondamente significative, forse un'arma di difesa contro la sofferenza che quella ennesima rottura, quella interruzione del suo tempo, cioè di un tempo deciso da lui, nuovamente in qualche modo condiziona Enea. Abbandona Didone, riparte ed arriva finalmente sulle coste del Lazio, che è costretto a combattere di nuovo intensamente perché il bene comune in qualche modo si realizzi e vince uccidendo Turno, il suo grande avversario, con l'episodio con il quale l'Eneide si conclude. Ma la vita di Enea non si conclude così. La vita di Enea in realtà per noi rimane ferma nel momento in cui lascia Didone, e perché lì lascia i suoi sentimenti, ma sono sentimenti che in qualche modo sono condizionati dalla necessità di essere in qualche modo a disposizione di quel progetto del quale ha una percezione, una visione, scendendo nell'Ade e vedendo i grandi personaggi della futura Roma che da lui prenderanno vita. Ma quello con il quale volevo riflettere con voi, sul quale volevo soffermarmi per poter in qualche modo trarre spunto rispetto a quella che è il profondo legame con l'attualità che spesso i classici sorprendentemente ci offrono, è un passo tratto da questo quarto libro di cui parlavo prima, cioè del libro dedicato all'esperienza di vita con Didone. Quando, a seguito dell'inizio di questa storia d'amore, la notizia,
di questa nuova situazione che si sta verificando a Cartagine, che si sta verificando alla reggia della regina di Idone, comincia a diffondersi tra la popolazione. Ed è forse l'aspetto che più mi ha colpito da sempre di quest'opera. C'è in questo libro una figura molto particolare che è quella della fama, che è il mostro mitologico, forse l'unico del quale noi abbiamo la data di nascita, ovvero appunto la composizione dell'Eneide. La fama è la notizia che si diffonde con grandissima velocità di questa storia d'amore che si sta svolgendo a palazzo ed è una notizia che non riesce particolarmente gradita ai cartaginesi, ai sudditi di Didone. La loro regina fino a quel momento rivestito un ruolo importante, è stata il supporto per i suoi cittadini, il simbolo di questa nuova città che era sorta dal nulla e questo abbandono di Didone appunto all'abbraccio di Enea non è cosa gradita da tutti e soprattutto come Virgilio racconta il diffondersi di questa notizia, come Virgilio racconta questo mostro, quindi personificando la facilità con la quale le informazioni passando di bocca in bocca si trasformano, si ingigantiscono e diventano altro da quello che erano all'inizio, è un elemento appunto che mi ha sempre particolarmente colpito. Che cos'è la fama? La fama è un mostro che nasce piccolo piccolo e che passando di bocca in bocca velocissimamente diventa un gigante a tal punto da occupare uno spazio infinito. Ne viene fuori l'immagine di un mostro con grandi piedi poggiati sulla terra e testa che sale oltre le nubi e che diventa via via più potente e più cattiva con il tempo che passa ed è rapidissimo questo tempo. La situazione attuale, quindi la facilità con la quale le informazioni, le notizie sui social si diffondono, quindi la grande quantità di informazioni che in questo tempo ci sono giunte e che non erano appunto tutte veritiere, che ci hanno creato confusione, ci hanno a volte gettato nello sconforto, a volte fatto sorridere, sono in qualche modo ancora oggi l'immagine di questa fama che Virgilio appunto descrive, che è piaciuta tantissimo agli autori che in qualche modo hanno avuto nel tempo la stessa sensibilità che in qualche modo Virgilio ha manifestato. Parlo di Ovidio, parlo di Manzoni, che sono rimasti legati appunto a questa immagine. Vi leggo qualche passaggio appunto di questo quarto libro che descrive questo tremendo mostro con il quale la notizia dell'amore tra Didone ed Enea si prende in qualche modo vita tra la popolazione. Subito va la fama per le grandi città della Libia. La fama, fulminea fra tutti i mali. Possiede vigore di movimento e acquista forze con l'andare. Dapprima piccola e timorosa, poi si solleva nell'aria e avanza sul suolo e cela il capo tra le nubi. La terra madre, incitata dall'ira contro gli dèi, la generò, dicono, ultima sorella Acceo e ad Encelado, veloce di passi e di infaticabili ali, mostro orrendo, immane, di quante piume riveste il suo corpo, sotto a tanti vigili occhi, mirabile a dirsi, tante lingue e altrettante bocche risuonano e orecchi protende. Di notte vola tra il cielo e la terra nell'ombra stridendo, e non chiude gli occhi al dolce sonno. Di giorno siede spiando sul culmine di un tetto su alte torri e sgomenta grandi città, tenace messaggera tanto del falso e malvagio quanto del vero. E questa è la facilità, la velocità con
piccola fa quale la fama, la notizia si diffonde oggi attraverso i nostri sistemi di comunicazione ed è questa immagine spaventosa alla quale dobbiamo rimanere legati e che ci deve dare l'idea di quanto, no, l'informazione debba essere in qualche modo appurata, verificata, prima di poter essere considerata veridica.